Per il Grassina un match che vale la salvezza, per il Monte Spaccato punti preziosi in ottica playoff. Il Pazzagli riapre le porte per Grassina Monte Spaccato, quart'ultima di Serie D, Girone E. 4 punti per i rossoverdi con Marino, Baccini, Marzielli e Diarrasuba. Il Monte Spaccato invece si affida come sempre al totem Diego Gambale. I rossoverdi partono fortissimo già nei primi minuti con la sponda di Baccini per il destro al volo di Diarrasuba. Blocca però il numero 1 Tassi. Sempre i rossoverdi in avanti nelle prime battute nel match. Diarrasuba scambia con Del Lungo, poi va profondo a cercare Marino, anticipato però di testa dal terzino del Monte Spaccato, ma gli sforzi del Grassina trovano alla fine il giusto premio con Baccini. Tiro cross Marzielli, puntuale sul primo palo, consueta smitragliata ai compagni, e dopo 7 minuti Grassina 1, Monte Spaccato 0, nono gol in campionato per il bomber Edoardo Marzielli con la maglia numero 9. Il Monte Spaccato prova a reagire, Ansini cerca la profondità, il tiro del numero 23 Putti, palla fuori di poco. Al 16esimo però gli ospiti trovano il gol con Ansini che dal limite dell'area indovina il destro e la mette all'angolino dove Mataloni proprio non può arrivare. Dopo poco più di un quarto d'ora è 1-1, ancora il Monte Spaccato ci crede, vive un buon momento e allora ci prova ancora con Calì che si gira col sinistro ma Mataloni la blocca centralmente. E poi sulla punizione arriva il tiro al volo del numero 2 di Nezza con il pallone che però si schianta sulla traversa dopo la deviazione dello stesso Mataloni. Il Monte Spaccato però ci crede, forse anche più gamba nel primo tempo, ci prova ancora con Gambale, Mataloni blocca. Per il Grassina invece Benvenuti si accentra, prova col destro, soluzione un po' masticata e Tassi a buon gioco nell'inghiottire il pallone. Si va allora direttamente alla ripresa con Matteo che rileva Villagatti e il Grassina che va ancora in avanti con Diarrasuba per Marzielli. Colpo di testa alto di poco. Poco dopo lo stesso Diarrasuba per lo stesso Marzielli che prova la sterzata e poi si gira col destro. Soluzione però bloccata in due tempi da Tassi. Il Grassina c'è, spinge ancora. Punizione di Zagaglioni. Una serie di spizzate. Poi Salvadori sul secondo palo, puntuale il suo inserimento. Colpo di testa però centrale. Non finisce qua, il subentrato Calosi riceve bene da Baccini, prova la bomba col destro, palla alta di poco. Il Grassina meriterebbe il 2-1 e lo trova. 70esimo, Del Lungo, bel cross dentro, Marzielli, colpo di testa fantastico del bomber in maglia numero 9, ancora a smitragliare. 10° gol in stagione, va in doppia cifra Edoardo Marzielli con un gol che vale tantissimo e non è finita perché al 79esimo Diarrasuba mette la quinta, porta un paio di difensori a bere qualcosa al bar e poi sterza sul destro e non sbaglia, la mette sotto la traversa, trova il suo secondo gol, non segnava da ottobre ad Amad Diarrasuba. 3-1 per il Grassina. Il match sembra chiuso ma il nuovo entrato Sottili, retropassaggio assurdo per Mataloni che è costretto a mettere giù l'attaccante, giallo per lui, calcio di rigore, Mataloni però pare il penalty a Diego Gambale, secondo rigore parato in due partite per Federico Mataloni, l'aveva parato anche in casa del Lonnaro Badesse e inchiode il punteggio sul 3-1 solo per qualche minuto però perché poi sulla sua ribattuta sul tiro del numero 7 Sviderkowski segna in ribattuta proietto 3-2 all'85esimo, finale caldissimo come spesso accade nei match del Grassina, dell'Innocenti mette giù il numero 7 Sviderkowski e rimedia il secondo giallo. Qualche protesta da parte del centrocampista ma non c'è più tempo perché il Grassina dopo 4 intensissimi minuti di recupero nonostante l'inferiorità numerica porta a casa il successo.